Ciao a tutti amici dell'Astronave, bentornati per questa nuova puntata del nostro format diario di bordo. Oggi in studio, come avete sentito, abbiamo un musicista, un pianista fantastico. Prima di presentarvelo, naturalmente, come sempre, vi invito a iscrivervi al nostro canale e mettere un like a questa puntata se sarà di vostro gradimento. Ora torniamo a noi e al nostro ospite, Matteo Ramon Arevalos. Ciao Matteo e benvenuto. Ciao Matteo, grazie per avermi È invitato. un grande piacere averti qui ed ascoltare la tua musica. E Matteo è un musicista che si è sempre mosso nel mondo della musica contemporanea. Questo è un po' il tuo habitat naturale, no? Sì, Confermi. sì, Ora, sì, sì. io per introdurti un po', mi piacerebbe cominciare da questo brano, no? Che ci hai suonato, che è un brano che tu hai scritto da adolescente, a soli 15 anni, mi dicevi, no? Ce ne parli un po'. Ma sì, è un brano molto classico. Avevo un fratello che purtroppo adesso non c'è più, stava componendo un'opera, una favola in musica, e quindi io avevo curato una piccola sezione di 20, un quarto d'ora di composizioni. Niente, questo primo pezzo è il pezzo d'apertura, e vabbè, poi c'erano versioni con violini, altre cose. Certo. Diciamo, l'apertura si intitola Sparks, quindi scintille, quindi una danza, un po' di Quindi questo. diciamo un brano a cui sei legato sotto molti punti di vista, come è normale che sia. Sì. E poi ora a questo punto, no, diciamo che tu sei qui anche un po' per presentare il tuo nuovo lavoro discografico che è uscito qualche giorno fa. Sì, Parlacene proprio. un po', ti prego. Ma allora, covavano già da tempo queste composizioni che avevo scritto per pianoforte, poi ce n'è una per oboe e pianoforte, diamonica e pianoforte, che hanno preso vita anche in alcuni film a cui ho partecipato appunto per scrivere la musica di questi film, un film documentario di Elisabetta Sgarbi su Raffaello, di questo regista eccezionale. Svizzero Hans Peter Ammann, poi recentemente anche nel 2021 Nicolas Isasi, Out of Mind, che ha vinto un premio anche per le musiche in India. Quindi è dal 2009-2010 al 2011 è un album dove si ritrovano appunto questi pezzi che hanno preso vita anche in questi Qual è film. il titolo di questo disco, di questo lavoro discografico? Allora, Mystic View, quindi visione mistica, era anche la via dove è nato mio babbo negli Stati Uniti, dove i miei genitori hanno vissuto, quindi corrisponde molto anche alla successione dei pezzi che ci sono in questo album, quindi un pezzo dedicato a Giovanni Battista, quindi alcuni aspetti sacri, pur magari non essendo. Non toccando nel dettaglio appunto le tematiche, però ci sono tanti elementi che erano perfetti per questo titolo. Certo. Bene, allora io so che ora ci farai ascoltare qualche brano di Sì. questo tuo ultimo disco. Noi siamo felicissimi di ascoltarli e ci risentiamo tra un po' per continuare con le mie domande. A Va dopo. bene, grazie. A te.
Questo era il primo pezzo intitolato Cerimoniale. Il secondo lavoro è un lavoro in collaborazione con un artista visivo, un grande amico anche di Matteo Moretti, che è qua che ci ascolta e ci vede, e Roberto Pagnani, che è un pittore nato a Bologna ma che è cresciuto a Ravenna, con cui abbiamo fatto questo progetto che si intitola Metamorfosi, insieme ad altri artisti. Questi sono gli elementi polimaterici che utilizzerò. Il titolo è Lutra Photos, tradotto dal greco antico sorgente di luce. Allora, il prossimo pezzo è un omaggio alla musica classica indiana che ho sempre adorato fin da quando ero piccolo. Ho suonato e suono ogni tanto, mi capita di suonare il sitar, quindi il pianoforte si trasforma in un sitar. A volte l'ho suonato mettendo delle tessere di mosaico sulle corde, quindi rendendo il suono molto più orientale, diciamo. Però questa volta preferisco così lasciarlo libero, e la tampura elettronica terrà il bordone. Il pezzo è in raga Yaman Kalyan, un raga che si suona di notte, di sera, tarda serata. Thank you.
Il prossimo pezzo sono tre ultime variazioni dedicate, cioè il tema della follia di Spagna, erroneamente chiamata follia di Spagna, perché la follia era un tema portoghese del 1400. Niente, le ultime tre variazioni. Thank you.
Adesso suonerò un pezzo di un grande compositore italiano che è mancato da poco, forse il più grande del Novecento, dei più grandi compositori di musica classica contemporanea in Italia, per piano.
E mentre Matteo si sta preparando, eccoci qua Matteo, ciao. Grazie davvero per questi momenti di musica stupenda che ci hai fatto, che hai condiviso con noi. Ora io vorrei parlare un po' con te della tua storia, del tuo trascorso. Tu vieni, come dicevamo, dal mondo della musica contemporanea, quello è sempre stato il tuo habitat naturale, e questo brano che hai appena fatto, ricordiamolo, di Fausto Razzi, so che per te è stato una figura estremamente importante nel tuo percorso, nella tua formazione. Sì. E come lui, con cui hai avuto un rapporto diretto, molti altri autori con cui ovviamente non hai avuto lo stesso rapporto, insomma, sono stati molto importanti per te nella tua formazione. Parlaci un po' di questo, se vuoi. Ma a livello di formazione, diciamo, io sono principalmente un pianista che a un certo punto ha preso forma, appunto sviluppando il repertorio della musica classica contemporanea. Molti distinguono musica contemporanea per quelli che non sanno suonare il pianoforte, la musica classica per i virtuosi. È pura ignoranza questo, nel senso che anche nell'arte figurativa noi abbiamo, quando nella musica antica appare una melodia, quindi abbiamo un'immagine di una figura. Quindi pian piano, quando ci sono da Picasso, gli informali, uguale la musica, però nuovi modi di nuove forme nuovi di linguaggio. Sì, che però purtroppo non riescono a trovare un grande pubblico. Se magari una mostra di Picasso la fai all'Ipercop, la gente la riempie completamente. Se tu fai un concerto di compositori, Giacinto Scelsi, Fausto Razzi, o addirittura, diciamo, quelli più famosi che però magari non sono all'altezza di Fausto Razzi o di Scelsi, tipo Berio, riempiono una piccolissima sala. Quindi purtroppo è tutto un business anche economico, vabbè, questo è un discorso. Certo, poi però è anche bello, no, che al di là di tutto questo, poi inevitabilmente la nostra esigenza artistica ci porta a muoverci lì dove appunto la nostra sensibilità vive di più, no? Questo è un mondo che, al di là della considerazione giusta che tu stai facendo, comunque è sempre stato il tuo linguaggio e su quello tu ti sei formato, no? Sì, ecco, a livello compositivo ho sempre avuto più difficoltà, nel senso che ho cercato sempre a livello di studio di trovare una figura che magari desse una formazione classica come ho avuto nel pianoforte, ma purtroppo partivano subito quei linguaggi contemporanei, che è molto sbagliato. Quindi a un certo punto sono scappato dall'Italia e sono andato a Parigi da Narcisse Bonnet, che era un allievo di Nadia Boulanger, dove appunto si studiavano, diciamo, le forme più classiche. A livello creativo sono molto vicino ancora a composizioni che non si possono ritenere estrema e contemporanea, però la melodia è infinita, nel senso il linguaggio tonale o tonale, per modo di dire, tra virgolette, può esistere anche in una contemporaneità. Certo, poi io vorrei ricordare la prima volta che ho avuto la fortuna di poterti ascoltare. Ormai ci stavo prima ragionando, sono passati quasi 20 anni, no, ormai. Quasi, addirittura, no, la fortuna reciproca, no. Che abbiamo anche inciso, abbiamo creato una canzone, sì, non so, sì, se sì, te certo lo ricordi. Poi successivamente con abbiamo i Zapruder. Sì, sì, assolutamente. E quando io ho avuto appunto la fortuna di ascoltarti in questa prima occasione, in uno spettacolo stupendo di Fanny Alexander dal titolo Vani Ada, in cui di te potevamo vedere in scena, in questa scena in quasi buio, esclusivamente le mani che eseguivano musiche di Morton Feldman. È stato per me veramente un incontro che mi ha davvero, che reputo davvero importante, ecco. Quindi questo per dire che la tua considerazione che facevi prima è giusta, ma poi magari se anche di fronte ti ritrovi a eseguire queste musiche di fronte a un pubblico, sì, sì, non vasto, diciamo, puoi toccare. Sì, no, Morton Feldman è veramente profondamente. Sì, è un compositore fuori proprio dal comune, ok?
che è nato così, forse seguendo cose antiche, però va oltre a tutta la composizione che... Parlaci un po', se vuoi, appunto, delle tue esperienze con queste compagnie di teatro di ricerca estremamente importanti come Fanny Alexander, la Sociedad Raffaello Sanzio, raccontaci un po'. Allora, la prima collaborazione, diciamo, è stata con i Fanny Alexander, quindi era uno spettacolo tratto da un romanzo di Nabokov, Ada, e praticamente Luigi De Angelis, che oltre che regista e attore ma anche un grande orecchio, grande musicista, aveva in mente appunto di utilizzare le musiche di Olivier Messiaen, quindi tutti i catalogue d'Oiseau, il canto degli uccelli che Messiaen andava con la moglie in tutto il mondo a trascrivere. E diciamo, riguardo questo progetto Ada, sfruttando anche l'onde Martenot, con cui ho creato un duo, prima con Bruno Perrot, poi con Nadia Razzimandrese, ancora con Bruno. E l'onde Martenot, questo strumento elettroacustico molto particolare, molto bello. E anche molto raro. Diciamo. Molto raro, sì, in Italia c'è un esemplare di questo strumento alla RAI, ma non so che fine abbia fatto, ma i pochi esemplari sono... I musicisti sono 10, 12 al mondo, quelli attivi, diciamo. Sarebbe bellissimo averlo qui, a diario di bordo, un onde Martenot, e chissà. Bruno è sempre in villeggiatura. Allora io ti invito a venire qui d'estate, con Bruno, a venire qui in duo insieme a Bruno la prossima volta per una puntata con piano e onde Martenot, sarebbe fantastico. No, quello sicuramente. Forse prima ci vedrete per incidere... Il progetto Teleion che sì, infatti, stiamo portando molto avanti. Io volevo parlare adesso di questo, appunto, un po' del futuro, no? Beh, io so che tu stai lavorando a questo nuovo progetto bellissimo, nuovo, che ormai state già portando un po' in giro da un po', ma che siete appunto in fase di registrazione di questo lavoro. E parlaci un po', so che questo insomma è quello che ti proietta un po' nel futuro. Ma adesso c'è un possibile appuntamento a Copenaghen, poi in Sicilia, in un festival, in un tempio appunto greco. Perché diciamolo, la musica che fate con questo duo, sì, è musica, allora, con Camilla Lopet, che è una cantante, attrice cantante, con cui abbiamo appunto estrapolato le melodie originali dell'antica Grecia, il più antico del 400 avanti Cristo, l'Oreste, e abbiamo trascritto in veste più contemporanee, quindi voce, pianoforte, questi frammenti di musica antica che sono scritti e stati decifrati da un centinaio d'anni dagli archeologi sopra i papiri o sopra delle lapidi. E questo è un percorso che, quindi, Camilla Lopez canta in greco antico, e questi frammenti appunto prendono vita in una veste più contemporanea. È un progetto, quindi, lasciando, diciamo, da parte suonato con gli strumenti originari, andare alla ricerca degli strumenti antichi, qui spaziamo proprio con echi dentro la cassa del pianoforte, cazzuole che fanno degli echi, senza chiaramente rovinare il pianoforte. E verremo a registrare qua, speriamo, eh. Quando volete, siete i benvenuti. Anzi, ti dico anche questo: vi invito ufficialmente, una volta che avrete registrato il disco qui all'Astronave, a una nuova puntata di Diario di Bordo con questo progetto che mi hai fatto un po' ascoltare e so essere fantastico. Quindi l'invito è ufficiale, siete invitati ufficialmente. Ora andiamo avanti con l'ultimo brano che ci farai ascoltare, che è? Allora, si intitola Via Lattea, fa parte di un progetto di pianoforte video preparato che ho portato avanti anche adesso, prenderà vita nuova, spero, con un grande Monaldo Moretti, vabbè, ne parleremo, che ha debuttato al Ravenna Festival nel 2017, che poi ho portato anche negli Stati Uniti, in Argentina. Appunto è una videocamera che anche il pezzo che ho suonato del CD, che nel CD non c'è, Gli elementi polimetrici di Roberto, che salutiamo, ciao Roberto Pagnani, un artista fantastico. Sì, è una serie di artisti, c'è Marco Bravura, un mosaicista che abita a Mosca,
Vanni Cuoghi, che è un grandissimo artista genovese che abita a Milano, Roberto Pagnani, e questi erano gli artisti coinvolti in questo progetto. L'ultimo pezzo, appunto, si chiama Via Lattea, non è coinvolto nessun artista, ci sono un po' degli oggetti che erano dipinti con liquido fluorescente e quindi creavano come la Via Lattea, e la telecamera proiettava queste, diciamo, queste stelle. Bene, noi ve lo dovete immaginare al buio. Beh, ma noi però ora lo ascolteremo e sono sicuro insomma, sarà molto avvincente anche questo aspetto. A te. Grazie. Thank you.
E purtroppo anche oggi siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Io ci tengo a ringraziare ancora una volta Matteo, Ramona Revalos che è stato grazie qui con voi. Noi. E ringrazio ovviamente tutti i ragazzi dello staff che permettono a Diario di Bordo di esistere e di continuare. Nick qui in regia audio, Andrea in regia video, il nostro operatore Monaldo e l'altra operatrice Erika. Ora, prima di salutarvi, ecco, mi stavo dimenticando di ringraziare l'elemento più importante che siete voi che ci guardate e ci sostenete. E che dire, ci vediamo alla prossima puntata e grazie ancora. Ciao a tutti. Grazie dell'invito.